Io non te lo tengo il marmocchio. Mamma, non ho nessuno. E non mi rompere le palle. Tu sei in coppia con René? Neanche ricorda il suo nome. Paulette. Dai, gioca, Alzheimer. Si dice che nei momenti di crisi, soprattutto quelli economici, l'essere umano viene spinto dagli eventi avversi a rintracciare fantasiose soluzioni. Ma cosa potrebbe fare una signora di mezza età costretta a vivere nella fosca periferia parigina e a vedere la sua ex attività commerciale diretta da una famiglia di cinesi per cui nutre un chiaro disprezzo xenofobo? Semplice, dedicarsi alla realizzazione e alla vendita casalinga di alta pasticceria francese, purché naturalmente non si dimentichi di inserire un ingrediente davvero speciale e stupefacente. Quanta barretta? Hashish! Tranquilla, se è buona ci vedremo spesso. Già fatto. Nata per... È da molto tempo che la produzione cinematografica francese viene considerata una delle migliori nella realizzazione di commedie. Una tendenza in cui Jérôme Enrico si è inserito e trovato perfettamente a suo agio grazie a Paulette, vicenda ispirata alla realtà in cui lo spaccio di droga diventa un'attività dai risvolti comici. Contratto droghe pesanti. Oddio, ce ne scampi! Sento che sto cambiando. Alla base di questo apprezzamento generale c'è sicuramente la costruzione ben articolata di una sceneggiatura che, oltre a non perdere di vista particolari come ambientazione, figure secondarie e umorismo politicamente scorretto, definisce senza alcun timore il carattere di un personaggio apparentemente negativo, riuscendo nel tentativo di renderlo comunque comprensibile e apprezzabile agli occhi del pubblico.